Una persona attiva nel sociale, nella vita culturale e amministrativa del paese, per gli amici il secondo padre di più generazioni dagli anni 90, Fontana Rosa ricorda il maestro Salvatore Fucci, scomparso prematuramente più di un anno fa, con una mostra di alcune delle sue opere nell'ex casa comunale. Rinascita è un desiderio che diventa progetto grazie all'impegno del polo associativo nato durante la pandemia e intitolato proprio a Fucci. Rinascita è il nome che l'artista avrebbe voluto dare ad un'esposizione delle sue opere se fosse guarito dalla malattia. I suoi quadri e le sue sculture adesso uniscono passato e futuro. Domenica mattina l'apertura della mostra, nel pomeriggio la cerimonia con i saluti del sindaco Pescatore e del parroco Iannuzzo. L'impegno per il teatro, la pittura, i presepi, il carnevale, l'ironia e la professionalità di Salvatore. Tanti ricordi degli amici di vecchia data come Teodoro Prizio e Angelo Giusto. I familiari di Salvatore Fucci hanno voluto donare alle associazioni un quadro dell'artista che raffigura la piazza del paese. Oggi manca la sua presenza, ha detto Don Antonio Fucci, uno dei figli di Salvatore, ma mentre osservate i quadri, lui continua a vivere. Oggi il polo associativo a lui dedicato ha voluto ricordare papà, forse nel modo più bello, cioè attraverso una mostra, di alcuni dei suoi quadri e l'intervento di alcuni dei suoi amici. È stato un ricordo vivo, perché gli artisti continuano a vivere nelle loro opere, quindi un ricordo bello. Era il suo desiderio durante la fase acuta della malattia, in un dialogo con lo psicologo lì nel reparto di oncologia al Gemelli, disse che, se si fosse ripreso avrebbe fatto una mostra ad agosto, parliamo del 2020, dal titolo Rinascita. Era il suo desiderio, noi abbiamo avuto l'opportunità, grazie alle associazioni del Polo di Fontana Rosa, di poter realizzare questo desiderio con la presenza di papà nei suoi quadri e nel ricordo delle persone che hanno partecipato. Papà ha speso la sua vita soprattutto per i ragazzi ed è importante che noi rimettiamo al centro del paese i ragazzi per tanti motivi, anche per non farli andare via, per farli restare qui, ma per creare occasioni di lavoro, un pensiero, un sentire comune, un entusiasmo. E per questo è bello, proprio per questo il motivo. Abbiamo fatto una mostra delle sue poche opere, perché ne ha fatte molte, però ce ne sono solo circa una ventina tra sculture e quadri. Cercheremo di ricordare quello che ha fatto in vita, sperando che nessuno lo dimenticherà mai. E speriamo di fare altre mostre, sempre qui al Polo Associativo Salvatore Fucci, sempre collegate all'arte, speriamo alla pietra e alla paglia di Fontana Rosa.